Quello di Gesù Cristo è un argomento vastissimo, forse il più trattato di sempre. Gesù è una delle figure più controverse della storia umana e le teorie sulla sua persona non si contano. Una di queste teorie afferma che Gesù fosse in realtà un mito che ebbe origine in Medio Oriente. Nella regione in cui sarebbe nato Gesù, secondo questa teoria, c'erano molte storie simili. Ad esempio, c'erano diverse storie pagane sulla nascita da una vergine e la regione abbondava di storie di esseri in grado di compiere strani miracoli di guarigione. Allo stesso tempo, i documenti che affermano che una volta esistesse un uomo di nome Gesù sono molto pochi. Anche nei registri cosiddetti di storia romana, nessuno sembra aver sentito parlare di Gesù. In questo video esamino solo qualche dipinto, con particolare riferimento ad alcuni dei momenti più intensi della sua vita: l'Annunciazione, la Natività, la Crocifissione e la Deposizione. Ma la storia di Gesù non viene illustrata solo nei dipinti, è anche ampiamente descritta nelle cattedrali, e questo porta a una prima considerazione. Le cattedrali, infatti, potrebbero non essere quello che crediamo, ma luoghi curativi basati sul suono degli organi ed impianti connessi all'etere. Quindi, se i costruttori erano così avanzati tecnologicamente, come mai dipendevano ancora da un tale substrato mistico-religioso? In genere, la tecnologia porta al superamento della dimensione spirituale. Qui, invece, nelle cattedrali, le due cose sembrano convivere. Allora i casi sono due: o erano davvero così superiori intellettivamente da riuscire a progredire senza perdere la cura della loro anima, oppure è probabile che non fossero personaggi esclusivamente religiosi quelli che venivano immortalati, ma degli eroi importanti per i costruttori. Personalmente credo che Gesù Cristo non appartenesse alla nostra civiltà, ma una delle civiltà precedenti, quando c'erano gli angeli, gli amorini, i giganti, le stoffe preziose, e forse anche era il tempo delle ibridazioni da parte di esseri tecnologicamente superiori. Inoltre Gesù potrebbe non essere del sud, ma potrebbe benissimo essere del nord. Forse Gesù era di Norimberga, per esempio, dove si è svolto il processo, dove prima il clima era diverso, dove c'è una collina degli ulivi, e probabilmente era un vero re, magari il re dei re della Tartaria, il quale viene celebrato nei dipinti e nelle cattedrali subito dopo la sua morte, non 1000 anni dopo. Quindi potremmo trovarci di fronte a un re come Re Artù con la spada. Alcune icone infatti lo mostrano mentre riceve in udienza il popolo, seduto su un lussuoso trono reale. E qui è insieme ad altri 6 re della terra. E i suoi apostoli forse erano i suoi cavalieri. I loro nomi, tratti dai Vangeli, sono originali o sono traduzioni di nomi orientali? Nel primo caso, come ha fatto Gesù a trovare seguaci di nome Andrew, John, Jack, Peter, Thomas, Matthew, Philip in Medio Oriente? L'evento della nascita di Cristo è certamente fondamentale nella storia, ma come mai si impone all'attenzione solo dopo più di 1000 anni? Improvvisamente, 1000 anni dopo la sua morte, la Chiesa ricorda la Terra Santa e la vuole riconquistare, vuole riprendere il Santo Sepolcro e organizza le crociate, compresa quella che manda allo sbaraglio dei bambini. E come si spiega il fatto che solo 1300 anni dopo la sua morte i pittori cominciano a dipingere la storia di Cristo con tanti particolari? E come mai solo 1000 anni dopo la sua morte cominciano ad essere edificate le cattedrali gotiche con le vetrate che descrivono scene della vita di Cristo? Non si può fare una cattedrale con tanta accuratezza e poi improvvisare sui particolari. Quindi gli abiti e gli scenari potrebbero essere reali. Inoltre, perché il bisogno costruttivo viene avvertito solo in Europa e non nei luoghi dove lui aveva operato?
ci sono cattedrali gotiche in Palestina. Insomma, quando un artista descrive nei particolari l'Annunciazione sullo sfondo di castelli e cattedrali, colline verde, fiumi, laghi e neve, c'è da chiedersi quale fosse il motivo della sua ispirazione, se cioè dipingesse la Natività perché era stato un evento connesso alla sua memoria e al suo vissuto, o solo allegoria, fantasia di pittore. E ancora, perché queste immagini che lo collocano in Palestina dovrebbero essere vere e queste che lo collocano in paesaggi freddi no? Non sarebbe certo la prima distorsione storica. Allora chi era Gesù in realtà? Un gigante reale o un gigante spirituale? Un re vero che si era opposto al male e che le forze oscure riescono alla fine a uccidere, esponendolo come un trofeo e confondendo completamente la sua reale identità. Forse la verità è che quando gli occupanti hanno preso il potere non sapevano come gestire questa presenza che si espandeva dappertutto, nell'arte, nelle cattedrali, nelle chiese, nella memoria della gente, un vero re che riemergeva dal passato. E hanno pensato di sminuirne l'importanza, di presentarlo come un perdente. L'hanno ridotto a un ecce homo, come a dire ecco cosa ne è del vostro uomo. Un essere nudo, lacero, in croce, chi vorrebbe imitare un personaggio così? E le cattedrali sono state trasformate da luoghi dell'anima, luogo del ricordo degli eroi, luoghi curativi, a luoghi di sofferenza. In ogni caso, si tratta di una figura che mette paura se ancora si tenta di denigrarla e svilirla, con un accanimento che si manifesta anche nei confronti della sua persona fisica. Sandro Botticelli, Cristo coronato di spine. La corona di spine si confonde con un'aureola che si trasforma, che presenta dei picchi di energia. Andrea Mantegna, Cristo sul Monte degli Ulivi, sistemi di energia eterea. Ambrosius Benson, Santa Barbara e Santa Caterina, che potrebbero essere ricche dame di corte. Gesù è davanti a una casa vera, non è in una stalla, come la stalla di fronte. Armature in Palestina, cammelli, ma anche in Russia c'erano. Lo stemma di Chelyabinsk in Siberia ha ancora dei cammelli. Abel Grimmer, neve in Palestina. A proposito di giganti reali, anche la Madonna sembra appartenere alla stirpe dei giganti, come si nota in questi dipinti. Madonna gigante, cammina e finestra appena sotto il soffitto. Assistenza alla Madonna dei missali giunti da un portale. È molta la simbologia dedicata ai portali. Annunciazione. Le vesti sono preziose, l'ambiente è ricco. Jacopo del Sellaio, adorazione dei magi. Torri insolite per il Medio Oriente. Roger van der Weyden, adorazione dei magi. C'è anche un mistero che riguarda loro. Il terzo era una donna. Melchiorre sembrerebbe una donna bianca, aristocratica, poi trasformata in donna di colore e poi in uomo di colore. Uno dei momenti più importanti è senza dubbio la crocifissione, ma a volte il crocifisso lo troviamo già in alcuni dipinti che mostrano la Natività. Un cortocircuito o erano segnali per i posteri. Ma vediamo altri aspetti che possono indurci a pensare che Gesù non fosse la persona che ci è stata raccontata. C'è questo dipinto, per esempio, che è molto misterioso. Si tratta dell'artista olandese
Lucas van Leyden. Gesù porta la croce e incontra Santa Veronica. Non si può parlare sempre di romane. Gli elmi sembrano caschi, hanno dispositivi energetici, campanelli. Sembrano emissari giunti da un altro luogo, con abiti metallizzati, spalline con il sole, cuffie di tipo tecnico per trasmissioni, stemmi di appartenenza a forze speciali, scudo non certo per il combattimento. Emissari dalla vita sottile in armatura. Questi personaggi sembrano giunti per assicurarsi che ci sia il morto, come in un intrigo internazionale, come un intrigo dei giorni nostri.